Ciao, mi chiamo Alex Graziosi, ho fatto questo diorama nel giro di circa un anno, raccimolando i pezzi un po' qua e un po' là. Diorama è fantasy medievale, diciamo. È bene o male strutturato in due parti, una dove c'è il mare con una piccola parte di sponda e l'altra dove c'è il castello con tutto il vario terreno, montagne, fiume, il vario reame, insomma. Ci sono le navi vichinghe che stanno arrivando, una torre del male con i draghi. Poi nel diorama c'è una prima parte dove c'è una piccola palude con una spiaggia, in cui c'è una roccia con una vecchia nave arenata all'interno. C'è un piccolo attacco da parte di un drago dove viene difeso dagli arcieri. Nella zona del fiume c'è un piccolo attraversamento con un ponte, un piccolo bosco, poi si può entrare a vedere il reame. È stata raccontata una piccola storia in alcuni punti, si possono vedere c'è un piccolo carretto che è stato depredato, il cavallo è scappato ed è molto più avanti ed è imbizzarrito. E infatti c'è il personaggio che sta cercando di calmarlo. C'è l'addestramento per i soldati, arcieri e c'è una giostra con la spada sotto la tenda. Nel frattempo sulla roccia il re dà un anello alla regina. Poi si entra dentro al castello, nella zona più interna, dove ci sono i giullari che stanno facendo un piccolo spettacolo e dove si è fatta un po' di calca per guardarli. C'è un altro carretto momentaneamente rotto che ha perso una ruota, che sta per essere sistemata dal proprietario all'altra parte del villaggio, in fondo. Ora la all'interno di ogni ambientazione ci sono i personaggi che svolgono il loro ruolo. Come nel Medioevo si passa dal bordello alla parte con le armature, c'è un piccolo, chiamiamolo market, sotto. C'è qualche LED per illuminare la zona in ombra, qua e là. Qui c'è sempre una parte tipo magazzino per spade, dove stanno ricostruendo il tetto. Un po' di abitazioni, la parte del fabbro, alcune e alcune case. Infine la parte sotto del castello, dove è tutto ambientato. Quanti pezzi saranno più o meno? Ah, non ho mai fatto un conto, ma saremo circa tra gli 80 e i 100.000, esattamente non lo so. E quanto tempo ha impiegato? Un anno più o meno. Queste sono tutte mock, forse? Quasi tutte mock, esclusi alcuni piccoli set che sono comunque stati leggermente modificati, tipo il fienile e le due navi vichinghe.